tutti! Allora, oggi vorrei farvi vedere come si lavora la maglia costa inglese, uno dei punti più conosciuti, più famosi, diciamo così, della lavorazione in ferri. Vi farò vedere due tecniche. La prima, che può risultare un pochino più complicata, ma come vi dirò alla fine, a me è piaciuta di più da lavorare, e la seconda molto molto semplice. Vi consiglio di provarle entrambe e poi scegliere la vostra preferita. Come vedete, il punto è molto grosso, è molto morbido ed è uguale davanti e dietro, se vi interessa. Perfetto per fare maglioni, sciarpe, tante cose ci si può sbizzarrire. Sicuramente un punto così con una lana grossa tiene il caldo, perché veramente spesso. Iniziamo subito, partiamo col primo metodo. Allora, ho fatto prima di tutto una base lavorata a coste a 1 a 1, quindi due ferri alternando un dritto e un rovescio. Poi ho già fatto un giro a costa inglese, adesso vi faccio vedere come si fa. Innanzitutto, il numero delle maglie deve essere pari, e anche qua alterniamo un dritto e un rovescio. Il rovescio lo si lavora normalmente come tutti i rovesci, è il dritto che è diverso. Praticamente, invece che entrare qua come per ogni dritto, entriamo nella maglia subito sotto. Vedete, questa è la maglia che abbiamo sul ferro, non entriamo qua ma entriamo nella maglia sotto, lavoriamo a dritto, passiamo ovviamente all'interno della maglia che stiamo lavorando e facciamo uscire quella che c'è sul ferro, in questo modo. Poi abbiamo un rovescio e lo lavoriamo a rovescio normalmente. Abbiamo un altro dritto. Allora, invece che lavorare quello che abbiamo sul ferro, vedete, prendo un po' il lavoro, vedete la maglia che c'è sotto, entriamo lì e la lavoriamo a dritto, quindi passiamo all'interno della maglia che stiamo lavorando e facciamo uscire quella sul ferro, il rovescio lo lavoriamo normalmente. Di nuovo dritto, non qui ma nella maglia sotto. Apro il lavoro per farvi vedere, è per intenderci il buchino che vedete subito sotto, quella è la maglia, e passate da qua, rovescio. Faccio vedere un'altra volta perché voglio farvi vedere, capire bene. Allora, quando si entra, ok, da qua. Quando si fa passare il ferro, se vi viene il dubbio, non dovete farlo passare sotto alla maglia che avete sul ferro, ma sotto alla maglia che state lavorando. Non potete sbagliarvi, perché vi faccio vedere, se passate sotto alla maglia che avete sul ferro, vi ritrovate, vedete, due fili sopra il ferro, due maglie sopra il ferro, quindi così capite che state sbagliando. Voi dovete passare sotto alla maglia o dentro che state lavorando, e questi due fili, chiamiamoli così, vanno dietro, ok? Rovescio, ve lo rifaccio vedere, dritto, maglia subito sotto, non passo solamente sotto la maglia che ho sul ferro, perché mi ritroverei due fili sopra il ferro appunto, ma passo all'interno della maglia che sto lavorando e questi due fili me li trovo dietro. Cosa intendo parlando di questi due fili che vanno dietro? Vedete questa maglia che adesso lavoriamo a rovescio? Prima l'avevamo lavorata a dritto e vedete che ha queste due maglie, ce le ritroviamo qui. Quindi questo ci fa capire che il dritto lo abbiamo lavorato bene. Adesso in questo caso la dobbiamo lavorare a rovescio. Vi faccio vedere un altro dritto, passo nella maglia sotto e faccio ripassare da lì il ferro e ho i miei due fili
che vanno dietro. Termino il ferro, sempre alternando. Ok, ho terminato il ferro, ovviamente ho finito con un rovescio perché ho avviato un numero di maglie pari. Adesso in tutti i ferri io devo lavorare le maglie come si presentano, quindi praticamente sempre partendo con un dritto, rovescio, così. Vedete che questa maglia è a dritto, quindi come prima non entro da qua, ma entro dalla maglia sotto. La lavoro a dritto, faccio ripassare il ferro dalla maglia in cui sono entrata e i due fili li faccio cadere dietro. Rovescio, dritto, e i due fili mi vanno dietro, rovescio e via così alternando tutto qua. Quindi spero che i passaggi si siano del dritto solamente, si siano visti bene, perché non c'è nient'altro da fare. Quindi io adesso vado avanti alternando i due punti fino alla fine del ferro. Dopodiché ricomincerò un nuovo ferro, sempre iniziando col dritto, perché le maglie si lavorano come si presentano. E basta, faccio qualche centimetro e poi vi faccio vedere il risultato. Ecco, ho lavorato qualche altro giro e questo è il risultato. Passiamo subito al secondo metodo, che delle due forse è anche più semplice, potevo farvelo vedere per prima, scusate. Comunque, ho deciso di ricominciare da zero invece per farvi vedere meglio il passaggio, quindi ho rilavorato i miei primi due ferri a maglia coste 1-1, sono ritornata al punto iniziale e adesso partiamo col secondo metodo. Allora, si inizia sempre lavorando il ferro con una maglia rovescio, quindi filo sopra il ferro, in realtà raccogliamo la maglia rovescio ma la passiamo di là senza lavorarla. Poi sempre con il filo sopra il ferro lavoriamo la maglia seguente a dritto, questa volta la maglia che abbiamo sul ferro, non quella sotto, lavoriamo a dritto però appunto con il filo sopra il ferro. Quindi vi ritroverete due maglie sul ferro di destra invece che una ed è va benissimo così. Riportiamo sopra il filo e passiamo a rovescio una maglia senza lavorarla. Poi tenendo il filo qui lavoriamo a dritto quella successiva. E via così, è molto semplice. Proseguiamo alternando un rovescio senza lavorarlo, quindi una maglia a dritto col filo che rimane sopra il ferro, tutto qua. Quindi vado avanti fino alla fine del ferro e poi vi faccio vedere. Ok, inizio il secondo ferro come prima. Le maglie si lavorano come si presentano, in questo caso la prima è a rovescio, in questo caso inizierò sempre al ferro con la maglia a rovescio che poi prendo e porto di là senza lavorare. Quindi sempre con il filo sopra il ferro lavoro a dritto, vedete che ci sono due maglie intrecciate, le raccolgo insieme, queste sono le mie maglie a dritto e le lavoro così, perché ovviamente lavorando a dritto con il filo sopra il ferro si forma una maglia in più. Quindi a rovescio la maglia successiva e a dritto quelle due intrecciate dopo. Tutto qua, non ho molto altro da farvi vedere. Continuate ad alternare in questo modo. Proseguo come ho fatto prima con qualche ferro e vi faccio vedere il risultato. Ecco qua, e questo è il risultato finale. Devo dire che lavorandole uno dopo l'altra, questi due sistemi, mi sono trovata meglio col primo. Non so se è un caso, però questo secondo, nonostante sia più facile, mi faceva tenere le maglie molto più tirate, quindi mi risultava molto più semplice lavorare con il primo metodo. Fate la prova, vedete che cosa preferite. Spero di essere stata chiara, se avete delle domande lasciatemi un commento qua sotto, chiedetemi pure, grazie per aver guardato il video, ci vediamo presto con altri lavori, ciao!